È un terrorista! Bloccato la mitraglietta. Ah, ho sbloccato l'arma banale. Oh, ve l'ho detto che ha fatto il terremoto ieri. Sì. Aspetta, aspetta, non mi sento, aspetta, voglio sentire pure io. Che ho detto? Ve l'ho detto che ha fatto il terremoto ieri qua. Oh, no. Sono state due scosse di terremoto che io ho sentito tutte e due. Peccato che non sei morto. E mi sono messo a ridere. Peccato che non sei morto. Oh. Allora, la morte si augura solo all'ortaggio. Io già ho i soldi da parte per farti il cuscino. Per farti il cuscino? Ma come? Il cuscino di fiori. Ah, il coso. Ah, devi vedere se poi l'ortaggio li mette. No, io lo faccio da solo. Ah, nemmeno con Christopher. Ah, vabbè, con Christopher sì, sempre. Perché Christopher li mette i soldi, l'ortaggio li mette. Con l'ortaggio. Dice, no, poi te li do. Poi te li do. Che schifoso. Che uomo di merda, veramente. È arrivato? No. Che uomo di merda, ragazzi. Eppure Christopher li vuole talmente bene all'ortaggio che non riesce nemmeno a cacciarlo di casa quando gli distrugge la casa. Fortuna, qualcosa non sta succedendo più. Grazie. Gli ho dovuto fare il lavaggio del cervello per farglielo smettere di fare. Ogni volta che venivamo e cominciava a fare qualcosa li dovevo fare brutto. È stata, guarda che sono stato un educatore paziente e tutto, perché veramente ho dovuto fare come, ti ho detto, come i bambini della colonia, io l'ho sempre detto. Quando stavo alla colonia, i bambini della colonia a me mi sembravano Jonathan. Io l'ho sempre detto, raga, ma l'ho detto pure a Jonathan, l'ho detto, mi piace, ho detto Gio, guarda che a me sti mammocci non mi danno niente di diverso da te. La stessa persona. Stessa testa di cazzo. Boom. Mamma mia quando lo prendevamo in giro quell'estate l'ortaggio. Io quando morirò felice perché so che ho preso in giro abbastanza l'ortaggio. Cioè io in realtà per quando l'ho fatto potrei morire anche domani e averlo comunque preso in giro abbastanza. Ivan. Ma come sta tua madre? Ok, bene. Non ha detto che gli fa male il culo? No, mamma sta bene. Anzi, è stata sempre a casa, quindi tu stai assieno. Perché? Quindi non mi preoccupo. Perché l'altra sera sono passato e ci abbiamo dato dentro e potrei aver esagerato un po' col suo secondo buco. Poi c'era anche Christopher, partecipato anche lui. C'è Omero, c'è la lacrimonia. Un secchio del lume. Ma avete visto, Giulio, il secchio dell'umido che mi porta i piatti? Clamoroso. Tipo il vaso di Elden Ring del secchio del lume. Il vaso gigante. Il vaso di Pantora. Il vaso dell'ortaggio.